Partenza, prima staccata importante, e qui qualcuno è partito prima, qualcuno si è piantato, errore di Paoloni che si è mosso prima, poi ha fermato. Immobili dall'ultima posizione, è già in terza, davanti Lorenzo Tagliaferri, secondo Alex Carlotta. Prima posizione, secondo Alex Carlotta, terzo Immobili, quarta posizione per il numero 10 Stefano Paoloni. Stefano Paoloni al momento del via viene difatti passaggio. Immobili intanto ne approfitta e si porta in seconda posizione, motivatissimo Immobili, è riuscito a sopravanzare Alex Carlotta e dietro alle sue spalle con il numero 10 Stefano Paoloni, anche lui in lizza per il titolo. Immobili all'esterno, segnalazione di partenza anticipata, grande attacco del 156, vale a dire di Barbieri, e con 143 Luca Paoloni. Siamo intanto nuovamente attacco di Alex Carlotta all'esterno, cerca di inserirsi su Immobili, bellissima lotta tra i due. Momento di estremo imbarazzo, in quanto si è agganciato per un attimo Alex Carlotta, ne approfitta Stefano Paoloni e si infila tra Immobili e Carlotta e passa in seconda posizione a 6 giri dal termine. Immobili con dei problemi, sicuramente Immobili con dei problemi. Comunicazioni di 30 secondi al numero 10, 143 per partenza anticipata. Noi 135, quindi Immobili e Stefano Paoloni. Questo dalla direzione corsa. Adesso andremo a vedere intanto davanti Lorenzo Tagliaferri alla grande, poi Stefano Paoloni, Alex Carlotta, Marchetti, poi Alessio Carlotta, Barbieri che sta in lottando in sesta posizione, l'ultima zona per i punti del campionato, l'ultimo punto a disposizione. Metà gara se n'è andata, metà gara con Lorenzo Tagliaferri che la fa il dominatore, è il numero uno, significa campione d'Italia della sua categoria, nonché campione italiano assoluto 2000. E Lorenzo Tagliaferri non può perdere il contatto da Michi Andolina per quel che riguarda il titolo assoluto. Ma dietro a lui è Stefano Paoloni e Alex Carlotta, non demordono. Poi con il 36 abbiamo Marchetti, quindi ed intanto vicinissimi. Adesso Tagliaferri ha perso tutto il margine che aveva di vantaggio. Intanto Alex Carlotta in fila, Stefano Paoloni, Alex Carlotta è secondo davanti a Stefano Paoloni, lo tiene all'esterno, tiene la corda interna a Stefano Paoloni, qua non può passare, si gira Stefano Paoloni in un tentativo esuberante di
fermare Alex Gallotta. Tagliaferri ci sembra con qualche leggera problematica motoristica, a meno che non sia una semplice sensazione. L'abbiamo sentito arretrare in fase di cambiata e vediamo che Alex Gallotta gli è molto vicino. Grande recupero di Alex Gallotta nei confronti di Tagliaferri, 1-2-58 al passaggio precedente. Ci sembra adesso vicino in un paio di decimi, non di più, ma vediamo a vista, è quasi in scia. Tagliaferri in prima posizione, Alex Gallotta secondo. Eccoli sul traguardo, a due dal termine. Tagliaferri, Alex Gallotta alla staccata. Lo sentiamo rattare leggermente, ma ci sembra un ottimo passaggio ancora di Tagliaferri. I due vicinissimi nel misto, molto più veloce ed equilibrata la vettura di Alex Gallotta, che tenta adesso di girare più interno, quasi si affianca, non ci riesce ancora. Il giovane Gallotta alle prese con Tagliaferri, il leader del campionato. Grande battaglia e siamo al passaggio in cui i piloti vedono l'ultimo giro. Ultima tornata per Tagliaferri, Alex Gallotta, Stefano Paoloni, poi Marchetti, quindi Alessio Gallotta, Barbieri. Tagliaferri ha avuto un momento di crisi, ma adesso mi sembra essersi ripreso decisamente. Lontano è Luca Paoloni, in settima posizione, e siamo all'arrivo. Lorenzo Tagliaferri chiude, vince a braccia alzate davanti a un ottimo Alex Gallotta, mentre con qualche difficoltà Stefano Paoloni, terza posizione, quarto è il 36 Marchetti, quinto Alessio Gallotta, sesto il 156, vale a dire Barbieri, ed in settima posizione attendiamo Luca Paoloni. Il semaforo pronto. Ah, buonasera! Non guadagna 9 punti, ma 4 punti e mezzo. Io mi auguro che siano randagi, che non abbiano un padrone, perché due cani in pista, per cortesia. Se c'è qualche padrone che ha portato i cani ad una manifestazione motoristica e non li tiene legati, mi sembra di un'incoscienza totale. Il primo sta uscendo al termine del rettilineo, vediamo di non farlo spaventare, che non rientri in pista. Il secondo sta per essere, ecco, un commissario lo sta facendo avvicinare alla postazione 3 e se ne va per i fatti suoi, per fortuna, intelligente. È sempre una delle problematiche più grosse quella degli animali alle gare motoristiche. Diciamo che partenza, che dici, i piloti sono a posto. Attenzione al semaforo, questa volta nuovamente rosso per i piloti, sta per spegnersi e va perfetto, nessuno mosso in anticipo questa volta. Abbiamo potuto notare con tranquillità, vediamo, Alfredini. Perché io non voglio portare da uno che... ci sono già numeri turchi in mezzo. Abbiamo il sole anche che ci... non ci permette di sapere le cose, che in effetti l'unico a lasciarci un po' di tempo perso. Intanto c'è qualcuno che ha dei
problemi dietro. Bisogna ricapire che Otto rimane, è rimasto ultimo adesso. Vettura ferma. Manfredini davanti. Poi Paolo Busco secondo, Manzoni terzo, Narda quarto. E vediamo se Vigliarolo sta iniziando una rimonta. Simone Manfredini, Manzoni, Paolo Busco, Max Narda, questi i primi quattro, Vigliarolo quinto, Cistana sesto, il due Fornara, Emanuele settimo, ottavo Botto, nono, l'altro Fornara, Valentino e Massimiliano, bandiere gialle che sventolano. Alberto Busco è fermo in attesa di essere tirato all'interno del terrapieno. Fatica immane per far fare quel gradino, adesso la vettura è interna. Intanto Simone Manfredini ha preso il largo, Manzoni è secondo, terzo Paolo Busco, quarto Narda, quinto Vigliarolo scatenato all'inseguimento, sesto e posto, settimo Emanuele Fornara, ottavo Cistana, nono Max Fornara, già con la posteriore a terra, la posteriore sinistra bucata, quindi maggiori difficoltà per lui. Difficoltà anche per Manzoni in seconda posizione, attaccato adesso da Paolo Busco. Paolo Busco tenta in tutti i modi di passare, non ci riesce, Manzoni in difficoltà. Nessuna difficoltà per Simone Manfredini che sta andando alla grande. Manzoni secondo, Paolo Busco terzo, sta tentando l'attacco all'interno. Quarto Narda che si è avvicinato, poi anche Vigliarolo che le tenta tutte per riprendere il gruppetto dei tre che sono secondo, terzo e quarto, poi a seguire tutti gli altri. Vediamo che Vigliarolo sta tentando di recuperare, ci sembra molto grintoso Salvatore il numero 777. Sempre più in difficoltà Max Fornara con la sua posteriore sinistra totalmente desciappata. Simone Manfredini, Manzoni, Paolo Busco, Max Narda, Salvatore Vigliarolo. Transita ancora a pieni giri il numero 300 Emanuele Fornara e Simone Manfredini alla grandissima. Da dominatore chiude poi Fornara doppiato, Paolo Busco secondo, Narda terzo e Vigliarolo in quarta posizione dall'ultima. La Old Fox ha colpito ancora, ne ha fatte le spese questa volta Manzoni.